Filmato. Fernando Scarpa colpì per due volte i pali della porta difesa da Dino Zoffo del Napoli. Nel Napoli giocava Albano, che poi successivamente è venuto qui al Sorrento. Allora, se abbiamo il filmato di Scarpa. Io se consenti vorrei chiamare sul palco Paolino Pozza, Pietro Costantino e Salvatore Albano, perché io a quella partita c'era, quindi gli devo chiedere un paio di cose. Salvatore Albano, anche se stavi dall'altra parte, che poi a novembre venisti al Sorrento. Ecco Scarpa. Vai con il contributo. Ascoltiamo un attimo il saluto di Scarpa. E un forte abbraccio ad Antonio Teri e il comandante Pasquale Bonarroti. Spero di vedervi il più presto possibile. Un forte abbraccio. Vai. Allora, Scarpa, genio e sregolatezza, si diceva in quegli anni, è stato secondo me il più grande calciatore del Sorrento di tutti i tempi. Perché vedere giocare Scarpa quando stava nelle giornate di vena, vi assicuro, era qualcosa di sublime, qualcosa di bello, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista agonistico. Purtroppo ogni tanto si bloccava il cervello, scusatemi la battuta, ed era anche soprattutto sregolato fuori dal campo. Io ricordo una mattinata in sede, il dottore Andrea Torino il sabato mattina faceva lezione di medicina per ricordare che i calciatori dovevano seguire una dieta regolare, che non dovevano fumare, che non dovevano avere una vita sregolata. Ebbene, mentre il dottore parlava, Nando Scarpa nascondeva a volte in un giornale una stecca di Marlboro. Questo per raccontare chi era Fernando Scarpa, genio e sregolatezza. Pasquale. Sì, c'era in quella squadra che giocò al San Paolo e che vinse contro il Napoli, c'era anche Tommaso Andrisani e c'era Ottieri che stava in panchina. Ma loro ne parliamo dopo. Tommaso lo chiamiamo alla fine. Quando no, io a loro volevo chiedere solo una cosa, perché io a quella partita c'ero. Questa grande partita. Il Napoli che l'anno prima era arrivato terzo in campionato, quindi uno squadrone con Zoffi in porta, Altafine e compagnia bella, e il Sorrento che era stato appena promosso in Serie B. Il pronostico chiaramente era sbilanciato, però il bello del calcio, iniziò la partita, ho chiamato Albano perché io sono nel calcio di Serie A, io sono tifoso del Napoli. Però se gioca il Sorrento con il Sorrento siamo noi e il Napoli sono loro. E Salvatore Albano giocava con loro. La partita iniziò con Napoli all'attacco, il Sorrento indebitito, tutta la partita si svolgeva nella metà campo del Sorrento, ma al 43esimo del primo tempo c'era Salvatore Albano che marcava Bozza qui. Salvatore Albano, nel fare uno scambio con Zurlini, vero? Non so che cosa combinarono, Paolino si infilò in mezzo, rubò la palla e partì come un treno verso la porta di Zoff. Zoff uscì quasi al limite dell'area, però Paolino fu molto più bravo, incrociò e il pallone finì nel sacco. Noi non credevamo ai nostri occhi, insomma, chiaramente. Tu invece sì. Poi ti chiedo una cosa. Naturalmente poi nel secondo tempo noi si pensava questi nel secondo tempo ci mangiano, invece il Sorrento salì in cattedra, giocò 30-40 minuti ad altissimo livello, il centrocampo guidato dal capitano Pietro Costantino incominciò a costruire il gioco, il Napoli si afflosciò, il Sorrento sfiorò più volte il raddoppio e a un certo punto nella metà campo, lui era il capitano del Sorrento, Altafine, il grande Giuseppe Altafine era il capitano del Napoli, gli si avvicinò e lui gli passò il pallone tra le gambe.
fu una cosa due volte, ma fu una cosa voluta o fu una combinazione? Una combinazione. Però gli chiedessi scusa, di la verità. La combinazione voluta. Gli chiedessi scusa, grande. Dicesti scusa, Giuseppe. Ma lui che ti disse? Di la verità. Ma lui non disse niente, diciamo, si avvicinò Enzo, centravanti, e mi disse non lo fare più perché sennò ti spezzo le gambe. Queste cose non si facevano un giovane a un fuoriclasse brasiliano, no? Va bene signori, noi andiamo avanti. Allora consegniamo i riconoscimenti. Questa, quella lì non era una partita, ma era la partita. È rimasta nella storia del calcio sorrentino. Vabbè, però Salvatore dopo è venuto da noi. Era dispiaciuto, però è venuto da noi. Va bene. Allora io intanto proseguo perché poi dopo il ritorno in Serie C nel campionato 1972-73 ci fu un campionato di transizione, l'allenatore fu ancora Todeschini, molti di quei giocatori della Serie B tornarono in C con il Sorrento. Poi l'anno dopo nel 73-74 ci fu una vera e propria rivoluzione, il dottor Andrea Torino chiamò alla guida tecnica Piero Santini che poi negli anni è stato anche allenatore del Napoli. Bene, quella era una squadra forte perché c'erano giocatori come Del Fabbro, Marella, Tarabocchia, Comola, Paesano, Cianti, e poi ai primi passi con il Sorrento anche Roberto Corti, il portiere che poi ha giocato per tanti anni in Serie A. C'era anche Michele Nappi che poi ha giocato con la Roma e con il Perugia in Serie A, invece c'era anche Montorsi che l'anno prima aveva giocato con la Juventus. Ancora Fiorile, il calciatore del Sorrento di ogni tempo, senza tempo, Leschi, un altro calciatore del Cagliari molto, molto forte, poi Degli Santi, e quell'anno arrivò al Sorrento Borchiellini, un altro sorrentino, che fu un altro sorrentino acquisito, che poi è diventato uno di noi tutt'oggi. E quell'anno però partì Paolino Bozza da Sorrento, che fu trasferito alla Lucchese. Io ritengo che qualora quell'anno fosse rimasto Bozza con noi, il Sorrento poteva recitare un ruolo positivo al di là del sesto posto finale. L'anno dopo altro campionato, diciamo così, di transizione, ma fino a un certo punto, perché il Sorrento arrivò in finale di Coppa Italia e perse con il Monza ai calci di rigore. Ai calci di rigore Griego, il terzino che tirò il rigore decisivo, colpì il palo. La formazione del Sorrento era Corti, Griego, Fiorile, Comola, poi Zannoni, Valdinoci e Albano, Petta e Oian, Amico, Borchiellini, Lotti, Abbondanza e Bertocco.